Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Questa è la Randomizer di Nazuma Eleven. Sicuramente avrete visto il video dove annunciavo appunto la Randomizer di Nazuma Eleven 2 Bufera di Neve. E ragazzi, magari qualcuno l'ha già vista, qualcuno sa cosa si va a trattare. Per chi non lo sa, ho spiegato tutto quanto nel video. E il nome sì, è Lonk e non Link. Perché? Perché è un meme Lonk. La serie, ragazzi, non sarà minimamente presa sul serio. E tutti i personaggi, per chi non avesse visto il video, saranno randomizzati, ovvero testa e corpo del personaggio saranno casuali. Quindi si potrà avere una testa piccola su un corpo enorme o un corpo piccolo su una testa enorme. Tutte le abilità dei giocatori, o le tecniche se vogliamo, saranno casuali. Tutti i ruoli saranno casuali, quindi un attaccante potrebbe avere solo tecniche di parata o solo tecniche di difesa, o un difensore potrebbe avere solo tecniche di tiro. Quindi non sappiamo né chi ci capiterà come giocatore, né quale ruolo avrà, né cosa avrà come tecnica. Tutto randomizzato. C'è anche qualcos'altro che ho randomizzato, ma in questo momento non mi viene in mente. Vabbè, ovviamente anche tutti quanti i nemici, è ovvio. Comunque sia, nostra madre ci chiama, sì, Mark. Mark lo dici tu, madre. Ecco, cominciamo bene. Normalmente la mamma avrebbe la faccia qui, ma non ce l'ha perché appunto è un personaggio random. Allora, il fatto che mancano delle facce ve lo spiego subitissimo. Un attimino, andiamo avanti, no? Eccolo qua. Allora, perché a volte non compare la testa? Perché tantissimi, il 99% dei personaggi, tranne quelli principali, hanno una sola espressione, ovvero quella di base. E dato che lo sprite del personaggio del corpo non ha un'animazione per quando è seduto, non ce l'abbiamo, abbiamo una testa sospesa. È tutto normale, non preoccupatevi. Ecco, per cambiare questo losco figuro non ha il corpo, ma ha una voce da femmina. Ah, ma è Moore. Bene, bene. Moore, che squadra era? Boh, lo vedremo poi in seguito. Anzi, no, non lo vedremo, perché Moore è un personaggio secondario che non giocherà. Non ce l'abbiamo come personaggio giocabile, visto che qui fa le veci di Silvia. Per il resto, ragazzi, vabbè, classico in Nazuma Eleven, magari è una sfida leggermente più difficile. Tom Dark? Cosa? No, perché è lui Tom? Potevamo avercelo come giocatore, ma ci pensate? Ora, non so quanto dureranno gli episodi, ma bene o male 20 minuti, mezz'ora forse al massimo. Ah. Ragazzi, io qua vedo cose che mi piacciono molto e poco. Allora, molto perché alcuni personaggi rimarranno con noi, poco perché alcuni se ne andranno. Tra l'altro, se ve lo steste chiedendo, sto giocando su emulatore. Questa volta voglio provarci per avere un'immagine anche più nitida e una qualità audio superiore, seppur quella di Nazuma Eleven 2 è un po' deficita. Allora, c'è una cosa che ho detto anche nel video dove ho appunto annunciato la serie estiva. La ripeto anche qui, velocemente. Quello che volevo fare con Nazuma Eleven 2 era prendere il classico gameplay, aggiungerci filmati, immagini statiche anche, e anche file audio dell'anime, in modo da renderlo un prodotto più completo, più bello e più godibile. Però potevo fare qualcosa di diverso, cioè la Randomizer. Quindi magari sarà per un'altra volta. Magari quando esce Aiutaci no Great Road, chi lo sa. Dottore, è incredibile, una bambina si è svegliata dal coma. È incredibile. Perché un paziente che si risveglia dal coma, no? È assurdo, non può succedere. Ah, ok. Però c'è qualcosa che non va. Sì, c'è decisamente qualcosa che non va. No. La Reina è distrutta. Ma chi può essere stato? Ah.
Chi saranno quei loschi figuri? Hanno gli occhi che brillano. Dei gatti? Attenzione! Che volete fare? Fateci passare! Bob, sei tu! Nathan, lo conosci? Sì, eravamo amici quando facevo parte del club di atletica. Ma che sta succedendo? Nathan, vabbè, sì, i nomi rimangono quelli purtroppo. C'è qual quadra che non cosa. Si comportano in modo strano. Come se qualcuno li stesse controllando. Il famoso club di calcio della Raymond. Vi stavamo aspettando. Oh! Ma così? Senza preavviso? Bene! Ok, ora vediamo un po' come funziona. Tu vai qui, tu servi qui, invece tu sei qui, bra. Tu. Bene. Allora, vediamo un po' come va. Buono. Ah, non è Jude? Ah, montagna. Chi è allora? No, vabbè, a parte che anche gli elementi sono a caso, quindi non... Pensavo fosse Jude perché ha detto mia sorella, sei alla scuola, quindi ho detto, boh, sarà Jude, ma non è. Colpo di testa! Ai! Mamma mia, che ho combinato. No, cosa ho creato? Ragazzi, cosa ho fatto? Ma guarda qui che roba! Perché le tecniche sono casuali, le imparano a livello casuale. Quindi probabilmente non hanno nulla. Santo cielo. Che cosa è questo? Che significa? Cioè, anche il cervo? Signorina Firewheel, sta bene? Alieni. Che cosa ha detto, alieni? Siamo stati attaccati dagli alieni, dallo spazio. Vediamo un po' che è successo, perché a me pare un po' strano. Ah, beh, casca una palla al cielo, magari da un aereo. Ah, una bomba era. Secondo me questo è l'effetto del tiro a giro. Così, è solo un'impressione, però potrebbe essere quello. Bah, botta finale. Fumo. Esplosioni. Certo, c'era la caldaia. Ma che sta succedendo? Abbiamo percorso milioni di anni luce dal nostro lontano pianeta. Il pianeta Alius. Sulla Terra siete soliti sfidarvi sul campo da calcio per stabilire chi è il più forte. Terrestri, riferite questo ai vostri calciatori. Se non riusciranno a batterci, annienteremo ogni forma di vita su questo pianeta. Perché? È inammissibile! Chi diamine vi credete di essere? Volete sapere chi siamo? Molto bene. Se davvero volete darci un nome, potete chiamarci l'invincibile Alius Academy. Me voglio capire perché ce l'hanno con l'annientamento della popolazione umana. Che vi abbiamo fatto? Questo è quanto è successo. Perché volete annientare la razza umana? Io dico solo che se viaggi milioni di anni luce per una partita a calcio, ti devi stare annoiando sul serio, eh. Comunque andiamo a vedere come ha ridotto il club di calcio, perché insomma... Beh, non è proprio messo bene, eh. Ah, tutti quanti club distrutti. Uno sfacelo. Ma la nostra catapecchia... Ah, quella è la puzza. Quello c'è sempre stata, eh. Normale, fateci caso. Cage, che ti prende? Non gliela farò passare liscia. Hanno ferito le vecchie glorie. Hanno distrutto la scuola. Per niente al mondo gli permetterò di farla franca. Cage... È inutile rimanere qui, cerchiamo un modo per scendere in palestra. Ma qui si tratta di un caso di doppione triplo. Tu che dici? Ah, ok, è uguale.
I punti di interazione sono personaggi anche. Ma io non lo so che cosa ho combinato qui. Attenzione però, delle scale che vanno sottoterra. Forse ci portano alla palestra Nabikari. Certo però che inoltre 2 anni di scuola media non le abbiamo mai scoperte. Wow, non male! Finalmente siete arrivati, ma chi è? Detective Smith. Ah, ok. Sonny ci sta aspettando. Ah, ma quindi Observer. Ah, ce l'ha un volto allora, bene. Deve perquisirci? Cosa? Ehi, non mi metta le mani addosso, Stiamo buoni. Ora. Lui si chiama proprio Raymond. Che sta succedendo? Perché hanno distrutto la Raymond? Una cosa è certa, questo è un evento senza precedenti. Credo che sia mio dovere mettervi a corrente della situazione e dei poteri che possiedono questi individui. Abbiamo appena ricevuto un filmato dalla federazione calcistica. Tenetevi forte, non è proprio un cartone animato. A me pare di sì, poi. Ah, i fratelli Capatosta, va. Niente. Tutti distrutti. Cioè, loro stanno facendo del... Ah, oh. 86-0 nel primo tempo. Ma il portiere ancora in porta, che ci sta a fare? Cioè, dopo 86 gol, mi sa che un po' ti passa la voglia, eh. È difficile da credere, ma pare che una squadra di calcio proveniente dallo spazio ci stia attaccando. Che cosa? Non possono vero... So che sembra ridicolo. Tuttavia, a giudicare dalla loro forza, potrebbero essere quello che dicono. Dunque, se ho capito bene, non siamo soli nell'universo. E i nostri vicini spaziali, per qualche ragione sconosciuta, hanno deciso di sfidarci a calcio. Ma perché a calcio? La bellezza di questo sport deve essersi diffusa anche nei posti più sperduti dell'universo. Sì. Certo. Vaneggia pure. L'Umbrella Junior High è stata appena avvertita di un imminente attacco dell'Alius Academy. Cosa? Ma come si permettono? Forza ragazzi, andiamo all'Umbrella e diamo una lezione a questi alieni sgangherati. Allora. Oh, ma il cancello è chiuso. Scavalchiamo? Attenzione, qualcuno riceve una chiamata? Sì, pronto? Se andate a sinistra del cancello troverete una breccia nel muro. Ah! Da lì riusciremo a entrare. Buono! Secondo me la breccia nel muro l'ha fatta la persona che ci ha chiamato e ci ha detto di entrare appunto dalla breccia, eh. È così, a naso. E dunque, Jimmy John, che succede? T'a posto? Questa faccia arrabbiata? Non mi piace. Venite fuori, ovunque siete. Dai, stai dentro la rete, mi vedi? Sei ciecato? Mamma mia. Io avrei più paura di lui. Ah, ma ride. Forse è contento. Siete pronti alla sfida o no? Vabbè, non lo so. Io avrei più paura di questo qui che no degli alieni, sinceramente. Arrivano gli eroi. Sì, io, Cage, il capitano della squadra di calcio della Raymond Junior High. Giocheremo noi al posto dell'Umbrella. Ti piace l'idea? Finalmente esce allo scoperto. Ma stavate alla scuola, ve ne siete andati voi? Ma li abbiamo visti prima, se ne sono andati, come esce allo scoperto? Boia ragazzi, oggi si prende una bella batosta. Io ho molta paura. Diamo uno sguardo alla squadra. Ah, tiro congelante, vieni qua allora tu. Per il resto nulla. Attacca. Ah, tu sei un portiere, allora vieni qui tu. Ah, ok. Scusa. Vabbè, anche loro fanno un po' schifo, devo ammettere. Non è che stanno messi meglio di noi, ma insomma. Vai, rubagli palla. No. Sono più forti di default. Sì, però provaci almeno. Non ti dico rubagliela, però provaci. A rimpallo. Ok, vai.
Al volo, opera. Poi. Ah, 30, 33 punti ci vogliono. Bello. Mi piace. Ah, tra l'altro, piccola chicca, si può fare gol. Il problema è che il gioco lo conta come va rimessa dal fondo. Quindi non entrerà mai in porta alla fine. Beh, finisce il primo tempo sul 10-0 per la Gemini Storm. E queste sono le vostre abilità terrestri? Non valete niente, proprio come pensavamo. Amico, se il tiro mi costa 33 ma ho 24 punti, non è colpa mia, Cage! Che succede? Ah! È arrivato! È Ufer! C'è tempo per fare una sostituzione? Ufer, sei qui! Perché ci hai messo così tanto? Sono forti, Ufer, davvero forti. Nel primo tempo ci hanno sbaragliati. Ah, il vostro cannoniere è arrivato? Ora ci divertiremo. Vediamo un po' se ora... A questo punto dovremmo mettere in atto una nostra tecnica. Ma dov'è Ufer? Non è in campo? Ah, sta qui, ok. Tu stai lì che stai bene. Vabbè, palla qua. Non la ruberemo mai. No, no, non ce la facciamo. Maven? Ti posso... No, non posso rubare palla. Questa volta la parerò. Usa la tua mano di luce, Cage! Ok. Ah, interessante. Bene. Tiro. Non so. Oh. La parata come nulla. Ma sta un po' troppo tu. Per fortuna qui ragazzi fallire un obiettivo non è pesante, o meglio penalizzante, come su Inazuma Eleven Go. Ah, chiedi la rivincita. Oh. Il momento della verità, ragazzi. Ci siamo. Vediamo se la conta. Ah, quindi conta uguale. Ah, però devo insegnare le tecniche, ragazzi. Cioè, no. No, non le insegno se non serve. Se non serve, no, lascio correre. Anche con Axel in squadra non segnammo un solo gol. I giocatori erano crollati uno a uno. Non riuscimmo neanche a muoverci. Era tutto finito. Avevamo perso. Direi che il risultato parla da sé. Già. No, non puoi farlo. Attenzione, Cage cerca di reagire. Cage, non posso, io. Fallo. L'ombrella è distrutta. E ci risvegliamo tutti quanti in ospedale. A quanto pare, ragazzi, è meglio che io rifaccia la ROM da zero e lasci però le tecniche standard. Poi, se mi servono per forza delle tecniche particolari, le insegnerò, oppure rifaccio la ROM da zero e me la rigioco fino a questo punto. Cosa è così, insomma. Ma chi è questo? Dovete andare. Allenatore Hillman. Ah, lui? Ok, Judge. Perfetto, Sonny vi sta aspettando. Chi? Raymond? Proprio Raymond si chiamava? Ad ogni modo dobbiamo presentarci qui a scuola. Eccoci qui. Che succede? Non penso che ci sia qualcuno in grado di battere l'Alius Academy. Ma allora cosa possiamo fare? Non possiamo tornarcene a casa con la coda fra le gambe. Veramente sì. Dovete ingaggiare i migliori giocatori e formare una super squadra capace di sconfiggere l'Alius e salvarci tutti quanti. Studenti della Raymond, vorrei mostrarvi il progetto su cui ho lavorato tutto questo tempo. Succedendo?
Guarda qua che modello 3D, con le ruote già a terra, tra l'altro. Siete già andati al gommista, eh? Guiderò io, chi è? Oh, la renna? Signora renna, sta meglio? Sì, ho ancora qualche dolorino, ma sono sicuro di riuscire a guidare. Fantastico, allora dovremmo essere pronti a partire. Mettiamoci in viaggio, sì! Cage, temo di non poter venire con voi. Dovete affrontare questo viaggio da soli. Ah, davvero? Beh, Baldoria, si fa festa fino a tardi. Siete ancora dei mocciosi che hanno bisogno di essere portati per mano ovunque. Oh, ma senti un po'. Chi è questa voce incorporea? Eh? Ma chi ha parlato? Direttore, sarebbe questa la miglior squadra del Sento la voce, ma non vedo nessuno. Chi è? Mai vista? Non so. Jack è terrorizzato. Ma lei non ha mai visto una donna in vita sua? Probabilmente non l'ha neanche mai toccata una donna. Da come reagisce. Sì, i capelli lunghi indicano che è una donna. E il fatto che faccia questo movimento, perché anche Nathan ha i capelli lunghi. Il mio nome è Lina Schiller. Ok. In realtà a me pare Tenzing, però boh. Ma quindi che si fa? Si parte? Ci si guarda? Si copula? Cosa si fa? Ah, dobbiamo ingaggiare qualcuno che prova rancore verso l'Alius, va bene. Ragazzi, siamo alla stazione per vedere chi sono diventati Bobby e Eric. Vedo una cosa che mi piace molto. Ne sono molto molto soddisfatto. Ah no, aspetta. Anche il nome è casuale. Quindi anche il corpo e la faccia sono quelle. Allora ragazzi, ho fatto alcune sfide per strada mentre appunto giravo per cercare i giocatori e ho notato che l'handicap che ho dato ai giocatori, i miei, è un po' troppo alto, perché io praticamente non ho tecniche, mentre gli altri magari sì, però alcuni sono più forti in termini di potenza, proprio perché il giocatore è più forte del mio, il portiere non ha un cavolo di niente di tecnica, dato che non è neanche un portiere, è un attaccante, quindi boh. Io vedo, se riesco ad andare avanti non insegno nulla a nessuno, proprio voglio godermi un'esperienza difficilissima, però se non riesco o torno indietro, mi rifaccio tutta quanta la randomizzazione, evitando di appunto assegnare tecnica a caso. Ma i ruoli a caso, ma le tecniche sono quelle, ok? Voi direi che siamo pronti per partire, che dici? Ed eccoci, wow, che bello! Si deforma tutto e si parte via verso nuovi lidi alla ricerca dei giocatori più forti del mondo. Del Giappone, sì, non del mondo, no. Qualcuno qui è preoccupato. Bella però Tokyo, eh? Con la Royal Academy in fondo, che sembra un'industria. Oh, nel prossimo capitolo... Ah, una statua rotta. Beh, certo. Questa non è una novità. In Giappone succede sempre. C'è un tramonto. Sì, questo è un classico degli shonen. Bene. Bello. Certo, se fosse sul 3DS sarebbe un po' meglio, eh. Ragazzi, qui finisce il primo episodio della serie sgangherata Randomizer di Nazome Eleven 2. Ripeto, non pensavo che il gioco avesse dei punti di controllo, perché non ricordavo assolutamente una cosa del genere, ma a quanto pare ce li ha. Se mi dà problemi, poi provvederò a risolverli io, non preoccupatevi. Dato che questa sarà la serie estiva, la vedrete una volta ogni 2 giorni, quindi... poco male, no? Ragazzi, la serie verrà caricata regolarmente sul canale, è già tutta quanta editata, quindi anche se mi scrivete commenti tipo metti quello, metti quell'altro, mi dispiace perché non accadrà e niente, solo per dirvi questo. Ad ogni modo vi ringrazio come sempre per aver seguito il video, in descrizione link per Instagram, e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!